Amici di Onda Libera, siamo in collegamento Skype con l'avvocato Gianluca Sposito, col quale ci daremo del tu perché, essendo amici da lunga data, Assolutamente. evitiamo di questo formalismo inutile, insomma. Sì. Allora, Gianluca Sposito è un avvocato, è un docente universitario presso l'Università di Urbino, dove insegna retorica forense. È autore di libri, tant'è vero che sempre in materia di retorica. Allora, perché stiamo dialogando con Gianluca Sposito? Perché appunto vogliamo parlare di retorica. Allora, noi abbiamo normalmente un concetto di retorica forse falsato, cioè lo abbiniamo a un qualcosa di negativo. È così, Gianluca? Assolutamente sì, purtroppo buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno Dante, confermo, ci diamo del tu con molto piacere, ti ringrazio dell'invito, ringrazio tutti, anzi di essere con noi in questa chiacchierata sulla retorica. E effettivamente oggi se si dà del retorico a qualcuno si commette un'offesa. Dare del retorico, sentirsi dare del retorico dopo aver detto o scritto qualcosa. E beh, è abbastanza drammatico perché significa nell'accezione quotidiana e ormai purtroppo prevalente, significa dire che quel soggetto, sentirsi dire che si è stati pesanti, si è stati pleonastici, si è stati dediti solo alla scena, all'estetica e non alla sostanza. E invece la retorica è tutt'altro. La retorica è una nobile arte del discorso persuasivo, che però anche proprio come terminologia, come significato, è stata travolta da quello di essere oggi un aggettivo, un mero aggettivo molto negativo. E ecco, per esempio, gli inglesi, pertanto per capirci, per descrivere quello che oggi l'aggettivo retorico descrive in Italia, usano un termine che è bombastic, che significa altisonante, trombone. Ecco, potremmo usare con un termine molto più adeguato. Ecco, quello è retorico oggi, ma non corrisponde al concetto di retorica classica, che è una nobile arte, ripeto, del discorso persuasivo, una tecnica che non prevede solo l'attenzione ad alcuni canoni estetici, ma assolutamente è alla base della costruzione del discorso, di ogni discorso. Quindi è un metodo per riuscire a spiegare al meglio il proprio concetto. Questo è il Assolutamente, discorso. assolutamente. Cioè, con la Oh, oh. retorica non è che si abbellisce solamente qualcosa, si costruisce qualcosa e la si rende capace di toccare anche l'animo. Infatti si parla di logos, pathos, che fungono aristotelicamente da strumenti per arrivare all'uditorio e per persuaderlo. Certo, ma c'è una persuasione, attenzione, c'è una persuasione buona, positiva, cioè fondata su un'argomentazione. Io cerco di persuadere il mio uditorio perché lo convinco che la tesi che propongo è una tesi accettabile, assolutamente, rispetto ad altre, preferibile, non partendo da premesse che sono false, ad esempio, ma che sono verosimili e faccio di tutto perché la mia tesi sia preferita da chi mi ascolta. Certo. Ma allora da cosa nasce, questo concetto negativo di retorica? Nasce dal fatto che la retorica classica ha sicuramente grandi meriti e li mantiene per alcuni secoli. Dopo gli studiosi purtroppo commettono un grave errore, quello di concentrarsi soprattutto su alcuni aspetti esteriori. E quindi la retorica finisce con l'essere il ridondante, perché gli stessi studiosi si concentrano su alcune cose che non rappresentano la retorica all'origine e quindi la costruzione del discorso, ma semplicemente il modo in cui viene manifestato all'esterno. Ecco, e qui poi c'è purtroppo la retorica rimane quindi, diventa quell'aggettivo negativo, perché viene ad identificare l'aspetto puramente esteriore e fine a se stesso. A questo si deve aggiungere poi un altro elemento, cioè perché poi diventa ancora più nera la retorica. Perché
perché viene utilizzata, viene strumentalizzata, cioè della retorica si è fatto un uso spesso distorto, avendo di mira non l'argomentazione razionale persuasiva che è insegnata dalla retorica classica, ma la persuasione per seduzione. Pensiamo quanti della retorica hanno approfittato dittatori, demagoghi, truffatori, venditori di fumo. Hanno approfittato non della retorica vera, della retorica per costruire un discorso e presentarlo ad un uditorio che potesse poi accoglierlo, ma hanno utilizzato la retorica nei suoi aspetti solamente esteriori per soggiogare, per sedurre spesso popoli. Immaginiamo i grandi dittatori che hanno fatto uso della retorica in maniera spesso travolgente e tutt'oggi. Fanno uso molti demagoghi di una retorica nera. Ecco, e quindi la retorica da nobile arte diventa una vecchia signora rimasta sola, sedotta e abbandonata con la macchia e col peccato di aver servito cause discutibili, se non immorali, senza saperlo ovviamente. Non è che abbia partecipato alla retorica classica, è stata utilizzata. Quindi è uno strumento validissimo usato male. In pratica, esatto, usato male. E oggi se guardiamo la stampa ufficiale abbiamo esempi numerosissimi di quello che hai appena detto. L'attuale politica spesso ne fa uso. Ecco, allora, Gianluca Sposito ha scritto 3 libri sulla retorica. Un manuale di retorica forense e un quanto siamo retorici. Ecco, intanto faccio vedere i 2. Confermo. Esatto. E poi attualmente ha in corso di presentazione Il nome della lingua italiana. Quali sono le aspettative di questi 3 libri? Innanzitutto io sono tutti pubblicati quest'anno, io la chiamo la trilogia, non ovviamente per usare della retorica, ecco, ovviamente con ecco assolutamente chiaro alla trilogia di Star Wars, ma è una trilogia necessaria, ovviamente il frutto di anni di lavoro, perché io insegno argomentazione giuridica e retorica forense da 15 anni, 16 anni ad Urbino e quindi mi occupo di questo da oltre 20-24 anni. E sono il frutto di un lavoro che dura quindi da pluriennale e che in questo caso è stato declinato sotto 3 profili. Il primo, quello della retorica forense, che è il mio ambito d'origine. Poi Quanto siamo retorici, che è il volume che ha un sottotitolo, Quanto siamo retorici, libera l'oratore che... Quindi questo allude ad un utilizzo alla divulgazione della retorica in quanto capace di poter essere utilizzata da tutti e sostanzialmente utilizzata da tutti nel quotidiano. Il nome della lingua italiana è un'ulteriore derivazione e chiude la trilogia perché riguarda la lingua degli avvocati, la lingua del diritto, che è giuridichese ancora, così come scriveva Calvino più di 50 anni fa, ed è quindi spesso incomprensibile, violando quello che è la democraticità anche della lingua, perché se io non mi faccio capire, vuoi che utilizzi la lingua del diritto, vuoi che utilizzi una retorica per persuasione o comunque mi faccia capire strumentalizzando la retorica, sto violando, sto alterando il rapporto democratico con il prossimo, a maggior ragione se il prossimo subisce una sentenza o comunque se al prossimo deve essere adattata una sentenza emanata nei confronti di un altro. Quando comunichiamo noi abbiamo il dovere di essere chiari. Ecco, questo è il problema anche della lingua del diritto, che può essere superato utilizzando proprio la retorica classica, anche utilizzando la retorica classica, cioè quella retorica buona che noi tutti utilizziamo, caro Dante, quotidianamente non ce ne accorgiamo. Però se io ti do del retorico, tu ti arrabbi, ovviamente. Istintivamente sì, perché ormai culturalmente ho acquisito questa visione negativa della retorica. Non che io dica grazie, perché ovviamente con l'accezione contemporanea di retorica non posso dire grazie. Dal punto di vista tecnico sarei tentato, ma non, purtroppo capisco che non è un complimento se mi viene detto. Ma la retorica è buona. C'è retorica bianca, che è la classica e che prevede un utilizzo eticamente corretto, e la retorica nera, che è poi quella utilizzata prevalentemente nella politica oggi non solo italiana e che fa capo alle fallacie argomentative e che punta ad un'argomentazione per seduzione, quindi ad un convincimento per seduzione non argomentativamente fondato. È che noi dovremmo imparare a saper distinguere da quella buona, perché usando la mente critica...